cari italiani hanno bisogno di studio e di cura per continuare ad essere una risorsa importante dal punto di vista ambientale ed economico-sociale. Lo hanno ribadito a Lecce gli studiosi di 30 università italiane riuniti dal CONISMA, il Consorzio Interuniversitario per le Scienze del Mare, in un convegno nazionale che ha fatto il punto sullo stato dei mari italiani, avvalendosi degli studi settoriali che in questi ultimi tempi sono stati compiuti da università e istituti di ricerca. Particolarmente importanti gli studi sui mari profondi, che presentano sempre delle sorprese interessanti, come ha confermato Cesare Corselli, presidente del consorzio, che negli ultimi tempi si è dedicato allo studio dei coralli bianchi che sono stati ritrovati nelle profondità di Santa Maria di Leuca. Sono bianchi perché stiamo a una profondità nella quale la luce non c'è, di conseguenza non c'è attività di vegetali. I coralli che noi vediamo nelle grandi barriere coralline del Pacifico, delle isole dei Caraibi, devono il loro colore al fatto che vivono in simbiosi, cioè all'interno dei loro tessuti ci sono delle alghe unicellulari, le zooxantelle, che gli danno proprio questi colori. Qui, non essendoci le zooxantelle, il corallo è bianco. Ma gli studi presentati a Lecce hanno fotografato una situazione diversa ed in continuo divenire dei mari italiani e del Mediterraneo in genere, con alcune particolarità interessanti illustrate da Nando Boero, che ha presieduto i lavori del convegno di Lecce. Per esempio, ci sono i periodi di siccità e le piene del Po non arrivano più così importanti come arrivavano in passato. L'Adriatico è stato per anni un mare eutrofico, cioè un mare con tantissimi nutrienti che portava problemi tipo le maree rosse, le mucillagini e così via. Adesso c'è il Po in secca e c'è un cuneo salino, cioè il mare entra dentro il Po per 25 chilometri e l'Adriatico si sta trasformando in un mare oligotrofico, cioè un mare con pochi nutrienti. Il mare più oligotrofico dei nostri mari era il Mar Ligure, adesso vediamo che sta diventando mesotrofico, cioè i nutrienti stanno aumentando. A questo punto i paradigmi che noi avevamo in testa per gestire questo ambiente, proteggerlo anche, stanno cambiando sotto i nostri occhi. Una cosa che è venuta fuori anche da questo è la necessità di poter intervenire quando avvengono eventi particolari, puntiformi ma molto importanti, che potrebbero anche cambiare l'assetto del mare. Per esempio, noi abbiamo avuto 3 anni di meduse molto abbondanti in tutto il Mediterraneo e non è che sia stato studiato molto questo evento. Le meduse mangiano per esempio le uova e le larve dei pesci. Mangiando le uova e le larve dei pesci hanno un effetto su quello che poi sarà il prodotto della pesca. E poi ci sono i nuovi fenomeni che stanno cambiando i mari italiani. Uno è la tropicalizzazione, cioè le specie tropicali arrivano nel nostro mare attraverso Suez o anche attraverso Gibilterra o trasportati dalle navi o portati da noi. La vongola verace si è praticamente estinta e noi abbiamo portato la vongola filippina, l'abbiamo portata noi questa specie. Okay? In più c'è anche la meridionalizzazione. Le specie che vivono nella parte meridionale del Mediterraneo stanno salendo e stanno diventando sempre più presenti anche a nord. Per esempio, noi qui in Salento abbiamo lo Sparisoma cretense, che è un pesce pappagallo rosso e blu, diviso in due, rosso e blu. Si chiama cretense perché l'hanno descritto a Creta, però in Italia non era mai arrivato. Adesso è frequentissimo, i pescatori lo prendono. Il riscaldamento globale può portare a una crisi delle specie che stanno bene al freddo. A questo punto il Mediterraneo si sta spostando da un mare temperato a un mare che tende di più al tropicale. L'uomo non vive fuori dalla natura, l'uomo vive nella natura. Se la porta a dei livelli di modificazione troppo elevati, la natura continuerà ad andare avanti, ma come ha detto Giovanni Paolo II, si ribellerà ai nostri bisogni e poi non avremo più un ambiente in cui vivere.